Buonasera e saluto da Napoli la dottoressa Virginia Di Micco, che ringrazio di essere intervenuta a questi nostri incontri all'interno dei lavori del 20° congresso della Società Italiana di Psicanalisi, e vorrei, come dire, proporre a lei un tema che so le è molto caro e di cui si è molto occupata, che è un tema estremamente drammatico. Prima diciamo, nel fuori onda segnalavo un fatto che è successo 2 giorni fa. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite su, diciamo, i rifugiati ha segnalato che siamo arrivati in questi giorni a superare i 100 milioni di esseri umani che sono scappati dal loro posto diciamo, di nascita. Per mille ragioni che possono essere economiche, di violenza, di guerra. Abbiamo la guerra in Ucraina, i milioni di ucraini che sono fuggiti. C'è il tema comunque in generale della migrazione. Io uso il termine che ho usato prima di derassiné, no? Dello sradicamento delle persone dal loro luogo di vita, che è una situazione estremamente traumatica. E la dottoressa Di Micco se n'è occupata molto di questo tema e si è occupata anche del tema dei migranti. Io vorrei, la prima domanda è chiedere il senso profondo e come dire, perturbante, se vogliamo, dell'emigrare, dell'essere costretti ad emigrare di questi tempi. Prego, dottoressa. Allora, grazie, dottor Ballorino, dell'opportunità, diciamo, di confrontarci, di cercare di far arrivare, diciamo così, al più vasto numero possibile i nostri colleghi, tutta la ricchezza e la drammaticità contemporaneamente del lavoro in queste dimensioni di sradicamento. Io direi che è uno sradicamento collettivo, nel senso che, come ci ricordava Simone Weil, chi è sradicato sradica, ovvero sia il contatto con chi attraversa questa esperienza individuale e collettiva di essere strappato, di doversi necessariamente strappare dalle proprie radici. Poi diventa inevitabilmente un oggetto perturbante, come diceva lei, per chi accoglie. La mente accogliente è, in un certo senso, tra virgolette, contaminata dal dolore e della difficoltà di chi fugge. E quindi lavorare sulle migrazioni significa, e sul vissuto, sul dolore, sull'elemento traumatico di chi migra, significa continuamente lavorare appunto su questo confine. Il soggetto che fugge e la mente che accoglie sono veramente due facce della stessa medaglia. E due facce della stessa medaglia in cui entriamo tutti in contatto con quelle emergenze inconsce, quell'emergenza violenta in attesa dell'inconscio nostro interno e dell'altro che è l'inconscio, come direbbe Lacan, che quindi ci costringe, esige ancora di più la nostra necessità di essere psicoanalisti, nel senso di cercare di dare spazi di pensabilità proprio a queste esperienze estreme. E sono esperienze estreme nel senso che paradossalmente mi verrebbe da dire, ci sorprenderanno, nel senso che magari noi pensiamo di essere pluralisti, accoglienti e non razzisti, e invece ci dovremo confrontare drammaticamente anche con tutto il nostro rifiuto, la nostra difficoltà di affrontare lo straniero, tra virgolette. Il contatto con lo straniero ci metterà necessariamente a confronto con lo straniero che siamo noi per noi stessi. Prima, nello scambio che abbiamo avuto prima, parlavamo della necessità di dare aiuto ai caregiver, no? Quindi a coloro che aiutano, che si trovano in situazioni drammatiche quando si trovano in situazioni, per esempio, di emergenza. A me è capitato di fare dei gruppi con ufficiali di un'arma, adesso non vorrei entrare, che sono stati costretti, per esempio, per giorni a raccogliere cadaveri.
un'esperienza assolutamente drammatica per chi soccorre, no? Il soccorritore ovviamente si sottopone a questo lavoro così oneroso emotivamente nella speranza di salvare, quindi di salvare vite, e invece essere costretti per giorni a catalogare cadaveri, quindi entrare in contatto continuamente con la morte e con questa morte violenta. Ecco, questa morte si iscrive nelle menti di chi entra in contatto con questa dimensione e poi avrà bisogno ovviamente di trovare degli spazi dove questa esperienza potrà in qualche modo essere metabolizzata, o altra esperienza estrema, quando poi si tratta di passare dall'emergenza alla convivenza. Convivere con chi è sradicato, è un'esperienza altrettanto complessa e delicata, perché magari ci si confronterà col proprio rifiuto. Vi ricordo, ce lo ricordiamo tutti quanti, i welcome refugees, di fronte alla scorsa crisi umanitaria, quella siriana. In Germania, cartelli, una popolazione intera con i cartelli di welcome refugees, e purtroppo invece, dopo pochi mesi, ritrovarsi in una situazione di grande rigetto e di grande rifiuto. È proprio questo che in qualche modo da analisti che dobbiamo pensare lo sgradevole. A me piace dire che lo psicoanalista pietoso infetta la piaga, quindi invece deve essere capace di pensare ciò che fa problema, ciò che è sgradevole. Ecco, dobbiamo immaginarci e prepararci, tra virgolette, a questo, che tra qualche mese quelli che abbiamo accolto in un impeto di generosità probabilmente potranno invece cominciare a, tra virgolette, darci fastidio. Ed è proprio però per evitare che queste frizioni esitino in una vera e propria patologia della convivenza, del vicinato, che il nostro lavoro come analisti, che si prendono cura delle menti accoglienti, sia dei caregiver che di una popolazione accogliente, possono fare una grande differenza. Ecco, chiedo scusa, dottoressa, volevo farle una domanda perché è molto collegata con quanto ha detto adesso, che è il ruolo dello psicanalista in situazioni di questo genere, che vorrei che provassimo un po' a chiarire. Cioè, il discorso è che non si può immaginare di psicanalizzare un intero popolo, perché ovviamente questo è anche, vuol dire, impossibile da tutti i punti di vista, però. Io vorrei chiarire un po' meglio, dal punto di vista proprio pratico, dell'aiuto vero, cosa la psicanalisi può fare in situazioni di questo genere, in termini pratici. Lei ha accennato ai gruppi e io credo che sia un tema interessante, importante, ma in generale, qual è il ruolo dello psicanalista sul campo, non nella teoria della sua mente, sul campo in situazioni di questo genere? Assolutamente, questa è proprio, diciamo, l'esperienza maturata in tutti questi anni proprio degli psicoanalisti del gruppo PER, del gruppo degli psicoanalisti europei per i rifugiati della SPI, che è proprio nato, diciamo così, sull'intreccio tra una pratica antropologica, che è quella di andare sul campo. Quindi sono gli analisti che vanno laddove l'incontro tra migranti e operatori, per esempio, avviene, quindi per esempio nelle strutture dell'accoglienza, per esempio nella ampia rete del terzo settore, adesso nell'ultima emergenza, nell'emergenza relativa ai rifugiati provenienti dall'Ucraina, che come sappiamo nella nostra realtà territoriale hanno trovato soprattutto un'accoglienza diffusa, familiare, amicale, in questa dimensione informale, che però è una dimensione estremamente attiva. Siamo andati noi analisti nei luoghi di incontro, che sono i luoghi più vari, dalle parrocchie alle associazioni di migranti, e nelle scuole, e in quei luoghi che sono luoghi di emergenza del bisogno, emergenza di un disagio che non per forza si deve cristallizzare in richiesta di cure psichiatriche. È proprio in quei luoghi che qual è il ruolo dell'analista? È quello di essere quasi, come devo dire, un facilitatore
del metabolismo degli elementi frammentari, traumatici, che non si sono per fortuna ancora cristallizzati in patologia. L'ascolto analitico, per esempio, le faccio un esempio di uno spaccato esperienziale che forse può essere particolarmente utile. I laboratori ludico, i cosiddetti laboratori ludico-didattici, con bambini, adolescenti provenienti dai territori di guerra, quindi immaginiamoci che una settimana prima erano nelle loro case, nelle loro scuole, e dopo, una settimana dopo, si ritrovano in questo mondo completamente altro. E col tentativo, diciamo così, di assorbire questa frattura, questa discontinuità della loro esperienza, che comunque non può essere negata, c'è. E in questa dimensione, diciamo, di un laboratorio linguistico, i bambini cominciano, ovviamente con le modalità adatte, diciamo così, alla loro età, a apprendere l'italiano, una dimensione di scambio linguistico molto creativa. In questa dimensione l'analista si ritrova in una posizione di ascolto, osservazione, partecipe, e in una microcrisi relazionale tra bambini, per esempio, segnala alla conduttrice del gruppo, per esempio, che i bambini hanno bisogno di segnare il loro nome sui quaderni che sono stati distribuiti, di segnarli con il loro nome in italiano e in ucraino, quindi nell'alfabeto italiano e alfabeto cirillico. Questo micro passaggio segnalato dall'analista, però voi capite che dà il senso di un'appartenenza, di possedere anche quel piccolo materiale, quel piccolo quaderno, lo segni con questo tratto identitario nelle due lingue, quindi un passaggio possibile in questa dimensione di identità in trasformazione. Può sembrare qualcosa di, anzi, diciamo che in questo senso l'intervento dell'analista più è quasi inavvertito, come la funzione ambiente efficace alla Winnicott, più è efficace, più è inavvertita, da un piccolo segnale, quindi aiuta, è veramente un facilitatore di questa costruzione di ponti psichici, se volete, che però serve moltissimo a colmare quelle fratture, oppure in questa dimensione gruppale, che non è un gruppo terapeutico, ovviamente, capite bene, noi prestiamo, diciamo così, la nostra mente analitica, il nostro ascolto, a una dimensione invece di comunicazione non specialistica, tra virgolette. Però, per esempio, cogliere in quella dimensione lo sguardo perduto di una bambina, lo sguardo perso di una bambina mentre gli altri giocano, e poter intuire, rispondere a quello sguardo, che quindi non è perso, diciamo così, in questo gioco di gruppo a cui non riesce a partecipare. Lo sguardo invece analitico che coglie il disagio e lo rispecchia, ovviamente senza avere nessuna pretesa di interpretare o meno che mai, diciamo così, di sottolineare, ma coglie da rispondenza e può intuire che magari in quello sguardo perso, vi dico questa mia esperienza, che forse può darvi la sensazione di come funziona la mente analitica, che resta analitica, però in questa dimensione, in quello sguardo perso all'improvviso, la vivacità dei bambini comincia a disturbarmi, a sembrarmi strana. Mi sembra che all'improvviso quella vivacità che prima mi aveva tranquillizzato, invece è come se mi disturbasse, mi sembrano degli urti, li sento come bum 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 bum, dei bombardamenti forse. E in quel momento, diciamo, nella mia mente si comincia a fare, sento come il bisogno invece di silenzio. E in quel silenzio lo sguardo della bambina sembra parlarmi. Ovviamente io non conosco l'ucraino, non conosco la lingua, ma quello sguardo sembra parlarmi, perché forse bisogna farsi sordi per cogliere qualcosa di più profondo in queste dimensioni. Ecco, questo spero di aver un po' risposto, diciamo così, alla sua domanda. Cosa può fare di pratico l'analista? Esserci in questi spazi dell'incontro, ma con i suoi strumenti.
quindi senza abdicare in nulla alla profondità dei suoi strumenti di ascolto, ma andando verso i luoghi dove questo disagio emerge, emerge nel senso che si rende avvertibile, si rende sensibile, ma non si cristallizza per fortuna in patologia e tantomeno per forza in richiesta di intervento specialistico. Io credo, dottoressa, che il suo discorso, che a me è piaciuto tantissimo, metta in evidenza un punto che è importante e che fenomeni complessi come quelli che stiamo vivendo in questo momento, che cambieranno radicalmente oramai il mondo e che non sarà più come prima, e questo dobbiamo cominciare a pensarlo, necessitano di competenza. Di competenza. Ecco, questo concetto qua della competenza che si sta un po' perdendo, secondo me, nell'ambito psi in generale, no? Cioè, tutti fanno tutto, qualunque cosa, senza problemi, no? Cioè, voglio dire, curiamo chiunque, siamo capaci ad affrontare qualunque patologia, ma io a volte ho qualche dubbio che questo invece sia giusto. E recuperare la competenza non significa fare dell'elitarismo, ma semmai chiedere, come state facendo voi, ai competenti di sporcarsi le mani. Guardi, mi sembra veramente preziosa questa sua osservazione, perché la competenza relazionale è veramente il frutto di una formazione così approfondita e così accurata, teorico-pratica, nel senso della pratica su di sé, a scoprire lo straniero in sé. Se si applica questa competenza relazionale, appunto, sembra che chiunque può essere capace di ascoltare. Non è affatto vero, non c'è nulla di più delicato e complesso dell'ascolto e soprattutto dell'ascolto analitico, cioè che è capace di intercettare le dimensioni inconsce interne ed esterne, e per di più quando in mezzo c'è la differenza culturale, c'è un'esperienza traumatica così lacerante e profonda, cioè più si sommano queste distanze e più è necessaria invece una profondità di ascolto e un'accuratezza di competenze. Quindi mi sembra veramente che la sua osservazione sia preziosa e fondamentale. Grazie dottoressa, grazie di cuore.